www.maurizioappolli.it, un piccolo focus sul gioco d'azzardo online. Sì, questo è il termine esatto. Questo per parlare sempre di educazione finanziaria e della gestione del denaro. Secondo le stime ci sono oltre 330.000 giocatori effettivi online in Lombardia, una punta di 2.340 euro al mese spesi e 28.000 euro all'anno vengono spesi in gioco d'azzardo. Secondo l'anno scorso sono stati spesi online 10 miliardi di euro in Lombardia, di cui 1,2 miliardi solo nella provincia di Brescia. Si arriva a 23 miliardi in tutta la regione e a 2,8 miliardi nel bresciano, se si considerano anche i soldi spesi nel cosiddetto gioco fisico, slot machine, lotto, gratta e vinci, scommesse e in ricevitoria. Quando poi si parla di pianificare il proprio futuro, pensare al durante noi, quindi per la gestione del risparmio e del denaro, questi sono i dati veri che analizzano la Federconsumatori, poi vi riporto l'articolo. Dopo la provincia di Milano, Brescia è quella che registra il maggior tasso di spesa. Tra città e provincia, ogni residente tra i 18 e i 74 anni, giocatore o non giocatore, spende online in media 1.120 euro all'anno, mentre la media lombarda è di solo 1.287. Qui vi porto poi l'elenco dei comuni dove si spende di più, ma questo è un dato per far riflettere sulla gestione del proprio denaro e soprattutto sulla parola del durante noi, cioè quando non sarò più in grado di produrre il denaro e dovrò pensare al mio futuro. Una riflessione di educazione finanziaria rapportata a quanto spendiamo, come abbiamo detto, nel gioco d'azzardo o slot machine, lotto, carte vinci, eccetera, eccetera, stiamo parlando di miliardi di euro investiti e che vanno in fumo nel gioco online e nei vari giochi slot machine, lotto, carte vinci e scommesse in ricevitoria. Una buona riflessione sulla gestione del proprio denaro e un tema di educazione finanziaria sempre presente. Alla prossima!